Siamo in compagnia di Don Arnaldo Ricciuto, che è il direttore della mensa della Caritas qui a Piedimonte Matese. Quindi, oltre a darle un benvenuto, vogliamo sapere in poche battute come siamo arrivati alla creazione della mensa qui a Piedimonte Matese. È stato un percorso molto lungo, di circa 3 anni, dove abbiamo cercato di coinvolgere gli enti presenti sul territorio, le istituzioni civili, e metterci a disposizione di tante persone bisognose, che purtroppo dai nostri dati dei centri di ascolto c'è una grande maggioranza e c'è una grande richiesta soprattutto di beni alimentari. Ecco perché abbiamo pensato di includere questo progetto, per cercare di sollevare un po' le persone da questo disagio. La mensa, il progetto della mensa ha come nome Panis Caritatis, vuole dare proprio questo segno di carità attraverso il pane materiale a queste persone. Ecco, noi cerchiamo di inserire all'interno di questo progetto persone svantaggiate o bisognose. Difatti già abbiamo assunto una persona, dando l'opportunità di rivalutare la propria identità attraverso il lavoro e attraverso la normalità di una vita serena, come tutti quanti la vivono. Però questo è soltanto uno degli ultimi progetti che sono stati attuati, ce ne sono stati altri nel corso di questi 3 anni? Sì, il 20 dicembre abbiamo inaugurato un laboratorio artigianale di bomboniera e oggettistica solidale, abbinandoci il commercio eco-solidale, per dare l'opportunità anche in questo caso di rivalutare la dignità delle persone, in questo caso svantaggiate e bisognose, attraverso il lavoro. Produciamo oggetti, produciamo bomboniere, assumiamo persone che ci producono questi oggetti e li rivendiamo in un negozio, in un laboratorio vero e proprio che si trova a Trivolischi e che ha come nome Mano Amica. Anche in questo caso il nome non è stato scelto a caso, ma ha una finalità pedagogica, una finalità educativa, ma soprattutto è un gesto di carità concreta, che è lo stile della Caritas, ma lo stile anche della Chiesa.